sconfitta un po' beffa, perché siete partiti male nel primo tempo, però dopo nel secondo tempo avete cambiato marcia, siete riusciti a trovare il pari, avete anzi addirittura rischiato di gol del sorpasso e poi alla fine l'episodio del rigore che vi ha condannato poi alla sconfitta. Sì, diciamo che non riusciamo a trovare bene le misure del campo, è un campo un po' particolare questo, diverso dal nostro, noi giochiamo su un campo più grande, non siamo riusciti a trovare le dimensioni fino all'ultimo. Quando poi abbiamo preso le misure abbiamo iniziato a giocare il nostro calcio. Purtroppo poi c'è stato il rigore finale, eravamo anche riusciti a metterla bene in pari, però il rigore finale ci ha tagliato le gambe, era troppo poco lo spazio per recuperare purtroppo. È un anno che ci gira così. Diciamo che pagate proprio il primo tempo dove proprio avete faticato, perché alla fine magari se riuscivate più a ingranare prima, magari riuscivate un po' a giocarvela di più. Sì, non riuscivamo a trovare le distanze, i meccanismi non riuscivamo a farli andare, conquistavano sempre la loro palla, arrivavano sempre prima, non riuscivamo a trovare le distanze. Quando siamo riusciti a trovare la giusta disposizione, a trovare le misure, siamo riusciti a cercare di fare il nostro gioco, purtroppo è andata così. Vi faccio l'ultima domanda, oggi è uscita a questo campo senza punti, come vedi un po' il vostro resto del campionato e magari che obiettivo avete in testa? Allora, noi cerchiamo di giocare partita dopo partita cercando di fare più punti possibile, siamo in una situazione tranquilla di classifica, adesso fino a fine campionato daremo tutto il massimo per cercare di vincere più partite, poi dove arriviamo. Grazie. Grazie a voi.